Siamo a Messina alla nuovissima fermata capolinea del tram. Il tram di Messina è stato realizzato da pochi anni, ma ancora il servizio non è al completo, al 100% della sua funzionalità. Questa è la nuova stazione, il nuovo capolinea degli autobus accanto al capolinea del tram. Siamo proprio qui nella zona nella zona industriale di Messina, sotto il vecchio stadio Giovanni Celeste, che si vede qua di fronte a noi. Lo stadio Celeste è lo stadio storico della città di Messina. Ora abbiamo qui questa bellissima nuova realizzazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 fermate degli autobus con relative pensiline. 7 pensiline per gli autobus e 1 per e 2 per il tram. Il tram ha una pendenza abbastanza sensibile in questa zona. Come voi sapete, il tram ha un numero di vetture ancora bloccate, sono circa 9 le vetture ancora ferme nei depositi dell'ATM, in linea ce ne sono 4-5 e potrebbero essere portate a 12-14 anche nel giro di pochi mesi, ma il problema è sempre la linea, l'organizzazione della tranvia, che poi, se vogliamo essere più precisi, non è una tranvia ma è una metropolitana leggera. È una via di mezzo fra un tram e un trenino. Notate anche lo scartamento del binario, che è molto largo rispetto a quello dei tram a scartamento ridotto, quindi è proprio un veicolo che si può più paragonare a un treno che non a un tram. Anche la linea aerea è come quella dei treni. Queste sono le pensiline che sono state costruite accanto agli autobus, hanno anche queste una pendenza notevole, smorzata un po' dal fatto che è in diagonale rispetto alla pendenza del torrente che passa sotto di noi, che è stato coperto da questo viadotto nella zona industriale, la zona che da 100 anni rappresenta la zona industriale di Messina, la famosa ZIR. Zona industriale regionale, nata dopo il terremoto nel piano regolatore generale di Messina e adesso trasformata in molti casi in zona commerciale. Abbiamo molti punti commerciali, siamo qua a ridosso anche del Policlinico, quindi questo snodo è uno snodo importantissimo nella circolazione della città, perché è un punto nevralgico. Qui siamo a ridosso della zona industriale, che ora è commerciale, del Policlinico e del vecchio campo sportivo del Celeste. Questa realizzazione non potrà vedere il tram molto presto, perché probabilmente ci sono delle congruenze tecniche che bisogna superare, e si parla di ottobre 2009 per poter vedere i tram al pieno della loro funzionalità. Intanto c'è questo capolinea che ha una pendenza sensibile, una pendenza veramente notevole, e come voi sapete il tram non ha possibilità di frenata, perché il coefficiente di attrito dei binari con le rotaie è molto basso, quindi è un grave problema a frenare con un tram. I sistemi di frenaggio sono ancora molto empirici, figuratevi che uno dei sistemi di frenaggio più efficaci per il tram è buttare la sabbia sui binari, in mezzo ai binari, fra le ruote e i binari. Quindi anche per questo è molto difficile gestire un tram nel traffico cittadino, perché anche per frenare con le macchine, che intralciano il passaggio, è pure questo un problema. In questo caso abbiamo però una pendenza che è notevole e che può superare sicuramente la pendenza del tram, che potrebbe dare dei problemi quando il tram arriva, quindi deve fermarsi in frenata, e quando parte
è perché si trova in salita e quindi non ce la fa, le ruote in poche parole slittano, in altre parole ci troveremmo di fronte a un arrivo in discesa un po' pericoloso e una partenza in salita un po' difficoltosa per se il tram è pieno di persone, quindi aumentando il peso, l'attrito ovviamente il peso diminuisce le possibilità delle ruote di fare presa perché l'attrito è molto basso fra metallo e metallo. Questa è il capolinea di Messina, non si vedono ancora autobus né tram, aspettiamo che i tempi siano maturi per vedere funzionare questo tram che è costato la bellezza di 140 miliardi di lire, di cui 3 miliardi solo di progettazione. Metà di questi soldi sono stati pagati dalla Comunità Europea che avrebbe consegnato questi 70 miliardi solo se il tram rimaneva in funzione per 4 anni. Queste erano le condizioni imposte dalla legge di finanziamento dell'Europa per avere questi soldi. Il resto dei soldi li hanno pagati i messinesi per realizzare la linea e per acquistare le vetture che sono costate altri 70 miliardi.